È evidente che il contesto è completamente cambiato rispetto al passato. L'Egitto vive una fase molto fluida sul piano sia politico, sia economico, sia sociale. La sfida principale per noi come Italia è quella di adattarci a questo contesto fluido e espandere i rapporti in tutte le direzioni, le diverse forze politiche, la società civile, le forze parlamentari. Non bastano più i rapporti tra governi, bisogna molto allargare la rete di contatti. Noi speriamo che poi la situazione si consolidi e possa produrre un ambiente che sia più favorevole sia all'approfondimento della cooperazione politica sia ovviamente di quella economica, per quanto riguarda soprattutto il business environment, che è un tema centrale della nostra azione. L'Egitto vive una fase di frustrazione, di aspettative deluse. È anche vero che a mio avviso le aspettative iniziali erano state eccessive. Non si era fatto i conti con il fatto che le transizioni democratiche, tra l'altro in paesi che partono da una base così arretrata come l'Egitto, abbisognano di parecchio tempo. Due anni e mezzo è un periodo troppo breve per dare un giudizio. La transizione egiziana sarà particolarmente lunga. Naturalmente la cosa fondamentale è la stabilità politica e il consolidamento del quadro politico. Quindi le elezioni parlamentari speriamo che si svolgeranno a ottobre, perché ancora ad oggi non abbiamo una data, e soprattutto speriamo che queste elezioni siano svolte in maniera free and fair e che possano portare alla partecipazione di tutte le forze politiche ed essere quindi un momento di riunificazione nazionale e non di ulteriore polarizzazione. È considerato un punto di riferimento da parte di tutti i paesi dell'area, incluso i paesi del Golfo, che pure hanno tante risorse finanziarie. Sulla crisi siriana l'Egitto è un protagonista diplomatico importante, soprattutto per quanto riguarda il dialogo con i diversi paesi dell'area, incluso l'Iran, e con l'Italia siamo esattamente sulla stessa linea, entrambi peroriamo una soluzione politica. Naturalmente sul processo di pace palestinese l'Egitto guarda con grande interesse all'iniziativa del segretario di Stato Kerry. L'Egitto ha un ruolo importante soprattutto per quanto concerne la riconciliazione intrapalestinese, Hamas e Fatah. Bisogna vedere come questo processo di riconciliazione si svilupperà e in che misura si svilupperà in una maniera tale che sia favorevole al negoziato e che non sia invece un ostacolo. Abbiamo i grossi gruppi industriali qui presenti. È importante che questi gruppi siano restati in questi anni, malgrado le turbulenze della transizione. Le nostre imprese, come quelle di altri paesi, al momento purtroppo soffrono di diversi problemi, dalla mancanza di approvvigionamenti di gas, che è fondamentale per i cementifici, per esempio, ritardi nei pagamenti, anche a causa della mancanza di valuta, un problema di sicurezza anche fisica, soprattutto in alcune regioni, parlo del nord del Sinai, di incertezza del quadro normativo e anche di una instabilità per quanto riguarda gli interlocutori governativi, che cambiano con una frequenza veramente eccessiva. Diciamo, tutte queste condizioni rendono oggi non facile l'attività delle nostre imprese e l'ambasciata e 24 ore su 24 impegnata in questa azione di assistenza. Le potenzialità ci sono, naturalmente per essere sfruttate c'è bisogno di questo consolidamento istituzionale del quadro normativo, lo stato di diritto e diciamo tutte le condizioni che poi possono consentire agli investitori internazionali di puntare su questo paese. E per restituire fiducia all'Egitto un aspetto fondamentale è l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale, che dovrebbe essere concluso quanto prima possibile.